Buongiorno a tutti carissimi amici, qui è Grossi Luca per il TG Agende Rosse Milano. Articolo di Antimafia 2000 pubblicato in data odierna, oggi è il 29 luglio 2017, su Rocco Chinnici, un magistrato troppo audace che andava eliminato. L'articolo è di Francesca Mondin. C'è la mafia che spara, la mafia che traffica in droga e ricicla soldi sporchi. E c'è l'alta finanza legata al potere politico. Stiamo lavorando per arrivare ai centri di potere più elevati. Pensate, già Chinnici negli anni Ottanta stava già puntando in alto. Non era convinto che la mafia era quello che gli volevano far credere. Cioè quel branco analfabeta, neanche troppo intelligente. Lui aveva intuito che la mafia era molto di più. Già ai suoi tempi. Aveva le idee chiare il magistrato Rocco Chinnici sull'articolazione della mafia, quando ancora erano in pochi i coraggiosi che nominavano la mafia pubblicamente. Lui, il capo di Falcone e Borsellino, già negli anni Ottanta cercava i colletti bianchi del terzo livello. Non guardava in faccia nessuno e denunciava senza giri di parole l'infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nell'imprenditoria. Vi faccio vedere una bellissima intervista fatta appunto al giudice. Dottor Chinnici, vecchia mafia e nuova mafia, che cos'è oggi la criminalità organizzata a Palermo e nel palermitano? Io non parlerei di vecchia mafia e nuova mafia, parlerei sempre soltanto di mafia, perché la mafia è stata e fino a quando malauguratamente l'avremo ancora, sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato. Ecco, ma non ci sono nuove forme organizzative, nuove forme delinquenziali? Nuovi metodi, nuovi sistemi, però la concezione, la mentalità, il modo di essere, il modo di pensare è sempre quello di 30-40 anni fa, di un secolo addietro, cioè quello di vivere al di fuori della legge e contro la legge per accumulare illecitamente ricchezze. Ecco, ma la ricchezza che deriva ad esempio dallo spaccio della droga, dalla diffusione degli stupefacenti, non può aver mutato in parte i metodi, ma anche le organizzazioni della mafia oggi? Più che l'organizzazione, i metodi e sotto certi aspetti anche il modo di comportarsi, perché la mafia una volta era mafia del feudo, mafia della campagna, poi è diventata mafia delle aree edificabili e del contrabbando di tabacco, oggi la mafia è diventata imprenditrice, ma questo è il secondo momento in cui va presa in considerazione la mafia, in quella che è appunto la utilizzazione di queste enorme accumulazioni di ricchezza, ma come modo di pensare, come modo di essere, la mafia è stata sempre un'associazione, l'ha definita del resto la legge La Torre, è un'associazione a delinquere di tipo particolare, che però caratterizzata dal fatto che persegue questo illecito arricchimento con qualunque mezzo, ma soprattutto con mezzi illeciti. Parole, come avrete sentito, attualissime e che nessuno, stranamente, ripete mai. Per questo li avrebbe sicuramente scovati e colpiti quei centri di potere occulti se questi stessi signori in doppio petto non avessero deciso che era meglio eliminare un nemico così audace con un unico colpo sicuro, un'autobomba piena di tritolo. La mafia non ha cambiato stile e neanche i suoi padroni. Chi il 29 luglio di 34 anni fa giunse in via Federico Pipitone descrisse quel luogo come Beirut. Ambulanze spiegate, feriti, un caos di vetri, calcinazzi, polvere e fumo. E poi quell'enorme cratere nero, profondo 1 metro, dove qualche istante prima c'era Chinnici che si accingeva a salire nell'auto per un altro giorno di lavoro. Invece no, il giudice non fece in tempo a salire nell'alfetta blindata che la 500 parcheggiata di fronte a lui esplose spazzando via il magistrato. I due carabinieri che lo scortavano, Mario Trapassi ed Edoardo Bartolotta, insieme al portiere del palazzo Stefano Lisacchi. Il messaggio era chiaro, chi si metteva in testa di sconfiggere la mafia e il sistema di poteri su cui poggiava sarebbe stato fermato anche a suon di bombe e palazzi sventrati. Il magistrato Nino Di Matteo, nel suo libro Collusi, eccolo qua, libro bellissimo, se volete farvi una cultura vi invito a leggerlo. Scrive:
Questa volta Cosa Nostra aveva agito su input di altri. A dare il via era stato un vero e proprio patentato economico-politico, costituito da soggetti la cui autorevolezza criminale derivava dall'inserimento in un circuito esterno all'organizzazione mafiosa. Avevano potuto chiedere e ottenere un omicidio eccellente di quel tipo proprio perché rappresentavano lo snodo più importante di contatto e penetrazione del potere politico nazionale. Sono passati 34 anni da quel 29 luglio che colpì al cuore del cambiamento ancora una volta il paese. Voglio ricordare che la mafia, nonostante tutto quello che è successo al nostro paese, parlo dalla consacrazione dell'unità d'Italia del 1861 ad oggi, la mafia è l'unica organizzazione a non essere mai entrata, diciamo, in quello che viene definito un cambiamento storico. È rimasta da 150 anni. Se è vero il motto che se vuoi vedere, se vuoi capire chi comanda, trova chi non può essere criticato, beh, 2 più 2 fa 4. Possiamo chiederci a che punto saremmo oggi se quel pulsante non fosse stato premuto. Forse non si sarebbe nemmeno aperto il periodo delle stragi terroristiche mafiose. Forse respireremmo quel fresco profumo di libertà invece di essere ancora orfani di verità. Di certo oggi non possiamo permettere che succeda di nuovo, che il copione si ripeta e raccogliere questo impegno che aspetta ad ogni cittadino. Perché Chinnici, come raccontava Borsellino, era il primo ad evidenziare la necessità di una cultura antimafiosa che partisse dai giovani. Un bellissimo esempio di questa cultura antimafiosa ci viene proprio dai giovani di Palermo. Quando il tritolo per il giudice Antonino Di Matteo arriva a Palermo, i primi che se ne accorgono sono appunto gli studenti dell'Università di Palermo, l'Università di Legge di Palermo, i quali vanno a trovarlo tutti insieme, tra la folla c'era anche il figlio, per ringraziarlo e per fargli sapere che sono dalla sua parte. Oggi come allora i giovani sono quelli che stanno più vicini alla magistratura, questo l'ha detto Antonino Di Matteo, lo disse anche Paolo Borsellino ai tempi. Per oggi è tutto, grazie e buonanotte a tutti.